Risale a poco più di un anno fa l'appello di Massimo Guasconi e Giorgio Mencaroni, rispettivamente presidenti delle Camere di Commercio di Arezzo e Siena e dell'Umbria. Lanciarono un appello chiedendo di lasciare ai tecnici la decisione sulla stazione Medio Etruria. Andare divisi non serve, questo era il senso. In questi giorni è emersa la pesante posizione espressa dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio. Concordiamo sulla scelta, ha detto, di Creti Farneta Rigutino. È una scelta che va bene solo ad Arezzo. Pochi giorni prima gli amministratori invece della Val Tiberina dell'Alto Tevere hanno sottoscritto un protocollo di intesa per sostenere Rigutino. Insomma, il derby Arezzo-Siena sembra essere apertissimo e a distanza di tempo la Camera di Commercio di Arezzo e Siena rimane ancora neutrale. Ci sono tante proposte e ovviamente il mondo economico è interessato soprattutto alla realizzazione, perché credo che sia un risultato che sia alla portata dei nostri territori, della nostra anche potenzialità. Quando insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria e alla Camera di Commercio di Arezzo Siena ha descritto quale potenzialità, quale ambito questa stazione avrebbe servito, cioè oltre 200.000 imprese, oltre 600.000 addetti, per non parlare del turismo che già adesso è oltre 10 milioni di presenze, ovviamente con tutto lo sviluppo che potrebbe avere, anche tanto per dirne uno, il turismo religioso, noi abbiamo inteso portare un contributo, nel senso portare un patrimonio che avesse reso solida la richiesta e a questo punto anche la pretesa di una stazione. Per cui entrare ora nel merito dei luoghi ovviamente diventa non un nostro compito innanzitutto, ma soprattutto appunto un compito di chi ha la responsabilità ora di valorizzare questo patrimonio che credo il mondo economico ha consegnato nelle mani della politica e che ovviamente anche delle scelte tecniche che ne deriveranno, ma che sicuramente è ancora come richiesta forte e decisa.